ancora qui come ogni volta nel dopo partita dell'Avellino, questa volta con alla mia destra Carmine Losco. Buonasera. E alla mia preciso estrema destra Antonio Comella. Buonasera. Antonio Comella è discendente di Attilio Comella, fondatore dell'Avellino West 1912. Giusto per ricordarlo a chi segue l'Avellino da qualche anno, giusto per quello. Va bene, allora caro Carmine, ieri finalmente una bella vittoria, ricca di contenuti, perché Maniero si è ripetuto, perché ha segnato anche De Francesco e ha sbloccato, insomma, si è sbloccato anche Massalli, quindi ricca anche di contenuti oltre che di gol. Questi uomini un po' De Francesco, Massalli, che erano finiti un po' nel dimenticatoio, qualcuno diceva sono oggetti misteriosi, ieri insomma sono andati anche in rete. Questo fa bene in generale all'ambiente, oltre alla vittoria, fa bene anche perché si vedono dei calciatori in via di recupero. Sì, i gol ovviamente danno sempre fiducia e lo fanno soprattutto le vittorie, le prestazioni. Non hanno giocato molti minuti De Francesco e Mastalli, però sono andati a bersaglio e quindi hanno lanciato dei segnali alla dirigenza e soprattutto all'allenatore. Poi dovranno fare le loro valutazioni su chi rientra e chi no nel progetto, questo ovviamente lo faranno con calma. Intanto, alla luce della campagna, certo, intanto ci prendiamo i tre punti, ci prendiamo la buona prestazione, la reazione che c'è stata dopo il pareggio beffa con il Foggia. E si temeva il contraccolpo psicologico, invece la squadra ha reagito bene, sì, un'ottima risposta. Antonio Comella, che partita hai visto ieri? Io ho visto un'Avellino alquanto piacevole, determinata, un Avellino che era convinta dei propri mezzi, un Avellino che finalmente si ritrova e non a caso tempo fa ti dissi che Braia aveva guardato bene nel dire scintilla. La scintilla, ecco qua. Mi devi purtroppo dar ragione, perché in effetti da quel giorno lì è scattata questa scintilla che ha fatto sì che questa squadra si potesse ritrovare unitamente al direttore sportivo e all'allenatore, per cui io penso che questo Avellino non dovrà fare altro che pensare principalmente a quello che dovrà affrontare nei playoff, e poi chi lo sa, un lumicino di speranza c'è anche per questa quanto sì. riguarda il primo posto. Allora voglio salutare Filippo Lorenzano che augura buone feste a tutti, Dora Bordone, Pellegrino Martino Annacone, Luigi Franco Zarrilli, buonasera e buone feste. Ieri si è vinto in maniera netta perché per la prima volta Braglia ha letto bene la partita in corso. Cosa ne pensi, Carmine, di questo che dice Zarrilli? Sì, vabbè, quando si vince tutti i promossi, insomma, mi sembra che ieri abbiano giocato tutti bene. C'è anche un altro giocatore da recuperare che è Scognamiglio, è ancora sovrappeso, però è un giocatore che ha comunque esperienza, carisma per questa categoria, ammesso che rientri ancora nei progetti dell'Avellino, perché lui, come Mikoski ed altri, li abbiamo attesi per molto tempo. Dalla Boianza ci segue anche l'avvocato Gianluca De Cunzo. Ebbene, tra poco chiamiamo Totò Fressa, il nostro capitano di quel periodo, insomma, di quegli anni. Totò Fressa sempre nei nostri cuori. Se la regia mi mette in contatto con Totò Fressa. Nel frattempo, Antonio Comella, la paura è sempre quella della vittoria e poi dello stop, come è successo molte volte. Ma vedi, oggi staremo a parlare diversamente. Purtroppo il più grosso rammarico, dopo aver visto la prestazione di ieri, è sempre ricordare i due punti venuti meno negli ultimi secondi a tempo scaduto. In attacco con il rischio, Antonio. No, ma io ti dirò di più. Io guarderei oggi più ad un uomo che veramente possa dettare i tempi a questa squadra, perché questa squadra, per come l'ho vista io e per come sta in condizione Manieri, a questo punto qua opterei più per un grosso centrocampista, ma veramente di quelli che potrebbero prendersi per mano. No, lo sento un disturbo nella cuffia. È il tuo telefono.
Io guarderei, guarderei più a, a questo ruolo di regista, che poi se dovesse venire fuori una punta che ci possa garantire la doppia cifra, tra poco parleremo con Totò Fresta, ci daremo gli auguri, magari venisse Stefano della Scella da Monza, anche lui dalla Boianza. Grazie Stefano, buonasera, auguri anche a te. Dice però Stefano, spesso diciamo che certi fuochi sono di paglia. Ma io non direi, perché l'Avellino, da quando dicevo prima, da quando è scattata la, la scintilla, l'Avellino naturalmente non ha mai, non ha mai dato l'impressione di poter cedere, si è subito ripresa, seppure ha avuto dei passetti falsi, però intanto dà molto molta fiducia, per cui io sono alquanto fiducioso e naturalmente questo va a, a favore di chi io, fino a ieri che contestava ancora Braglia, non so perché, è la stessa contestazione che va rivolta a Di Somma, che a fine anno poi tireremo le somme e vedremo chi ha avuto ragione o meno. Mandiamo gli auguri anche al nostro direttore sportivo, questa mattina l'ho chiamato, insomma. Ma okay, se ne approfittiamo per coloro che ci scrivono, io e Carmo, unitamente a Carmo, nel mezzo di interpretare il pensiero anche di Carmo, di ricambiare gli auguri affettuosamente a tutti. A tutti, anche se nelle televisioni, nelle radio, i calciatori dell'Avellino non si vedono più. Una volta, insomma, i calciatori facevano anche il giro delle radio, delle televisioni. Oggi devi mettere solo un canale per vedere i calciatori dell'Avellino. Vabbè, ma tu è un poco riduttivo, però va bene così. Guarda la casa tua, l'importante è guardarsi in casa, bene, in casa proprio. Poi per quanto riguarda le altre. Pronto? Gil, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, grande vittoria dell'Avellino, Gil De Ponti. Mi fa piacere, vi ricordate di me. Certamente, ci ricordiamo sempre. In studio con me c'è Carmine Losco. Carmine, vuoi fare una domanda a Gil De Ponti? Ma innanzitutto con grande piacere ascolto la voce di Gil De Ponti, che è stato un idolo dei tifosi dell'Avellino, lo è tuttora nel cuore dei tifosi dell'Avellino, perché i nomi dei giocatori dell'Avellino, lo dicevo ieri ad alcuni tuoi compagni con i quali ci siamo visti in videoconferenza, tra cui c'era Beniamino Vignola, insomma c'erano un bel po' di giocatori, Juari, abbiamo parlato proprio di questo forte legame che c'era Gil con la città, no? Si usciva per strada, la gente vi riconosceva, c'era questo abbraccio caloroso, un contatto diretto con la città che adesso si vive di meno. Questo faceva sì che si creasse grande armonia, grande affiatamento con la piazza e dava quel qualcosa in più, il cosiddetto dodicesimo uomo. Sì, quando l'Avellino, ora si è passato tanti anni, però furono due anni meravigliosi di Serie A, i primi due anni, allora i primi anni colpiscano sempre, poi dopo diventa un'abitudine, erano altri tempi. Però ieri guardai l'Avellino, mi sta piacendo ora in confronto a altre partite, soltanto la sfortuna sempre è partito male l'Avellino, se no poteva combattere con i Bari. Ho capito, dunque, caro Gil, noi ti abbiamo chiamato anche per farti gli auguri, te li vuole dare anche Antonio Comella, che tu ricorderai sicuramente, il principino. Tutti vi ricordo. Ciao Gil. Ciao a tutti. Come stai? Grazie innanzitutto? Tiriamo avanti. Mi fa piacere. Segno buono. Che certamente il calcio di allora e quello di oggi c'è un'enorme differenza, anche perché, come diceva giustamente Carmine, qui ad Avellino prima si familiarizzava di più con i calciatori, vivevamo 24 ore su 24 con loro, in loro compagnia, anche facendoci una passeggiata lungo il corso, tu ricorderai bene. Quindi sono cambiati del tutto i tempi, per cui anche è cambiato i modi, i tempi, e poi i tempi, no, i modi.
I modi, sì. Gil, anche perché io ho sempre addebitato al calcio di oggi il fattore che purtroppo sono subentrati troppo i procuratori. Una volta l'arrestavano, ora invece sono più ladroni loro, perché io ora non sono dentro l'ambiente, non posso comprendere. Prima c'era. Bravo. Ora per fare un'intervista ci vuole un telegramma, ecco. La carta da bollo. I giornalisti entravano dentro gli spogliatoi, era un po' troppo. Io quello stavo dicendo poco fa, oggi... Sì. Sono merce rara i calciatori, si ricordiamo solo su un canale. Ricordiamo, Cesare, che noi abbiamo vinto la prima partita con la Juventus, che era la squadra da battere, proprio con un rigore di Gil De Ponti. Appunto. E quindi diciamo c'è questa firma importante. Poi ricordo una battuta di De Ponti quando arrivò nel 94, quando tornò Sibilia e dovevano giocare il giorno dopo le vecchie glorie, pioveva, e Gil quando arrivò lì al Santa Caterina disse: oh, ma non è cambiato niente, ho lasciato questa città che pioveva e quando sono tornato piove ancora. Montevergine fa un brutto scherzo. Pioveva sempre, campo sempre pesante. Dunque, ma ora è sintetico, vero, il campo? Sì, è sintetico. Però in Irpinia, la patria del verde, un campo sintetico non è una bella figura comunque. È vero. Sì, però senti, speriamo, ho visto la squadra ieri molto positiva. Sì. Se inciampa i Bari si potrebbe andare vicino. Ma i Bari può inciampare, comunque sono esseri umani. Ma è una bella squadra i Bari. Però. Sì, però deve avere una pressione, nessuna squadra non può avere una pressione durante un campionato. Dobbiamo essere pronti. No, è stato un peccato che siamo partiti un po' col freno. Bravo. Dunque, caro Gino, allora vuoi dare gli auguri a tutti i tifosi del Ravellino? A tutti gli sportivi, a tutti, a Maria Donnarumma, Maria, vedo sempre. Maria Donnarumma, sì. Sì, ci sentiamo tutti i giorni quasi. È una grande tifosissima del Ravellino. Abbraccio tutti quelli che conosco, un buon Natale a tutti e speriamo di rivederci presto qualche volta. Ti richiamiamo, Gino, non ti preoccupare, qui ti vogliamo bene. E quando vuoi, questa è casa tua. Un abbraccio a tutti. Avellino è casa tua, un abbraccio. Tanti auguri da tutta la redazione. Ciao Gil, ciao. Auguri. Auguroni. Ebbene ragazzi, qui sono i tre cartellini, ne potete scegliere uno. Non dovete commentarli tutti e tre. Carmine, quale scegli? Il blu. A chi lo dedichi? Il blu. Il blu, a chi lo dedichi? A Maniero. Perché è stato molto criticato, perché lo abbiamo aspettato, ma è un giocatore che può fare la differenza. Probabilmente è l'unico dell'Avellino che ha caratteristiche di giocatore di categoria superiore. Ci sarebbe anche Di Gaudio, però per ora è troppo discontinuo. E invece Maniero sta rispondendo presente. Caro Antonio Comella. Io opterei ancora per il blu e lo darei volentieri alla squadra, a tutto lo staff tecnico. A tutto lo staff tecnico. Che sta rispondendo a quello che le aspettative dei tifosi. Complimenti allo staff tecnico e alle scintille che ogni domenica ci danno. Tu vuoi innescare una polemica, perché ieri, nonostante la vittoria, si è andati comunque a polemizzare perché i cambi. E non posso dare troppo torto ai tifosi, perché poi se diventa schematica la cosa, non si segue quello che accade nella partita. È vero, poi alla fine il risultato ti dà ragione, non si dovrebbe parlare. Però magari qualche cambio un po' prima si poteva fare. E questo vale anche per la partita con il Foggia. Si fanno tante polemiche. Però quello è lo stile. Si fanno tante polemiche a volte. Abbiamo parlato del passato. Voi pensate oggi avere Angelillo in panchina che cambiava le partite con 5 cambi. Toto Fresta, Radio Notte Stereo. Buonasera a tutti. Ciao Antonio. Buonasera Totò. Come stai? Benissimo. Bene, noi ti abbiamo chiamato, tu sei stato il capitano dell'Avellino, un uomo immagine, un uomo che è sempre nel cuore
degli avellinesi. Quindi io ci tenevo che tu insomma facessi gli auguri sia all'Avellino come squadra per il futuro, per una promozione in B, e sia per le feste di Natale. Diciamo che devo ringraziare l'Avellino che in pratica mi ha già fatto il regalo di Natale, lo so, vincendo la partita a Campobasso. Ti piace questo Avellino, Totò? Secondo me può arrivare in alto. Tu che sei un attaccante, vicino a Maniero, chi metteresti? Ma no, lì ci pensa il mister, io sono un ex giocatore. No, chi metteresti nel senso di un acquisto che faresti, in questo senso? Ma non lo so. Vabbè, sicuramente non... giustamente loro sono più esperti a cercare chi può stare vicino a Maniero. Ma non potrebbe mai dirtelo, però. Cioè, Carmine Losco in studio con me. Carmine, vuoi fare una domanda a Totò Fresta? Ma innanzitutto è sempre un piacere parlare con Totò Fresta, perché lui non ha fatto la Serie A, l'avrebbe meritata con l'Avellino, perché ha avuto da calciatore qualità importanti, ed è un peccato perché era un grande talento e comunque ci ha deliziati, perché non ha mai fatto gol banali, insomma è stato un leader, e di questi giocatori c'è sempre bisogno. Che dire, ieri il primo post che ho letto dopo la partita è stato quello di Totò Fresta. Quindi questo che cosa ci dice? Che il legame con Avellino Totò è sempre forte, indissolubile. Sì, c'è proprio amore sia da parte loro che da parte mia. Comunque devo fare un plauso a questi tifosi che ogni domenica seguono la squadra, e credo che siano una tifoseria da Serie A. Purtroppo c'è stato il Covid che insomma ha rotto un po' le scatole. Niente, io ne approfitto, Totò, il principino, ti ricordi? Grande principino, sì, buon Natale, ti faccio gli auguri personalmente. Pure io, affettuosamente, e naturalmente nelle vesti di vecchio tifoso ti posso portare la voce della tifoseria di Avellini, che ti amerà, ti ha amato, ti ama e ti amerà sempre. Forza lupi sempre, e fatti un buon e felice Natale. Dunque Totò, allora vuoi dare l'augurio a tutti i nostri tifosi e alla squadra dell'Avellino? No, faccio gli auguri a tutta la gente di Avellino, che possano passare un buon Natale sereno, e faccio gli auguri anche alla squadra, magari di avere un po' più di fortuna nel girone di ritorno e arrivare vicino al Bari, ecco. Magari superarlo anche, sarebbe proprio il regalo più grande che mi possa fare. Ci vogliono solo vittorie continuative. Grazie Totò. Ci vorrebbe un Fresta nel motore. Grazie Totò, noi ti salutiamo, ci hai fatto davvero contenti con questo tuo intervento. Un abbraccio a tutti. Grazie, buon Natale a te e tutta la tua famiglia. Buon Natale Totò. Ciao Totò. Ciao. Radio Notte Stereo. Ebbene Totò Fresta, che molte volte, insomma, qualche volta avevo chiamato, una volta dimenticò il telefono fuori casa, insomma era successo un imprevisto. Personaggio l'abbiamo raggiunto, come dicevo prima, mai banale, oltre che in campo anche fuori, insomma Totò. Dunque, ragazzi, la prossima è da Jugoslavia. Beh, c'è tempo, se ne riparla il 9 gennaio, sì, nel 2022. Però dobbiamo parlarne. E che non sappiamo cosa potrà accadere. C'è anche l'incognita Covid, ci sono tante situazioni da seguire. Però la prossima, non mi chiedere il pronostico. Anche perché sai che io do sempre la vittoria all'Avellino. Ma è una partita da dentro fuori. Ma no, dentro fuori no, il campionato è ancora lungo, i numeri dicono che sei sempre in gioco, anche se dovessi andare a meno 15 o a meno 20, quindi il discorso da dentro fuori è più di... Scusa Carmi, è dentro fuori per vincere il campionato, per sperare di vincere un po' il campionato. Sì, vabbè, ma il discorso, come dicevo prima, facciamo i play-off, lo sappiamo. È sempre aperto, è ovvio che se dobbiamo essere obiettivi, il discorso si è complicato perché troppi pareggi hanno messo la strada in salita all'Avellino, e quindi ci sono 9 punti da recuperare, bisogna fare i conti. Quindi bisogna anche... non pareggiare più.
No, ma oltretutto bisogna fare i conti anche con le altre squadre, qualche sorpresa che nel frattempo è maturata e le altre che alternano. Nell'ultimo periodo stanno anche loro alternando risultati positivi a risultati negativi. Quindi noi ci prendiamo i numeri buoni, 4 vittorie di fila in trasferta, che scusate non è poca roba, e soprattutto 13 risultati utili consecutivi. È vero, ci sono anche un bel po' di pareggi, però la classifica si muove in però continuazione e non c'è un rullo compressore come la Ternana, ma c'è una squadra che sta andando con una certa regolarità avanti e quindi bisogna giustamente dare a Cesare quel che è di Cesare. Prego Cesare. Su questo voglio aggiungere una cosa. Secondo me il Bari è anche fortunato, perché ogni volta che ha pareggiato le altre pareggiavano anche loro. E la fortuna aiuta. Quindi gli audaci. E anche il fattore C del Bari. Ma che quando si vincono le partite entra in gioco tutto, Cesare: fortuna, qualità, impegno. Ci sono tante condizioni. L'anno scorso c'era un'incognita in più, che adesso non sapremo che ruolo reciterà in questo campionato, finora un po' marginale, ma potrebbe diventare di nuovo importante, che è il Covid. Poi c'è questa Antonio situazione a Catania della quale non abbiamo discusso, ma capiremo meglio cosa accadrà. Ah, io mi auguro. Antonio, un momento, la scintilla, prima parlavamo della scintilla. Mi auguro che questa scintilla. Ma non molto, ci sarà il falò di San Ciro, speriamo insomma di fare. Facciamo. Ma chi lo che, so? Che diventi un falò. Questo falò potrebbe. Se la regia mi mette in contatto con Salvatore Bullo. Questo, diciamo, questa scintilla, questo falò, dalla scintilla potrebbe diventare falò a fine campionato. Auguriamoci che intanto l'Avellino continui su queste vittorie e naturalmente ci aspettiamo anche che anziché del Covid il Bari possa arrivare ad un'epidemia come l'abbiamo trascorsa noi, quella della Parigi. Chissà che non possa succedere. Ieri un Bari epidemia sportiva. Epidemia sportiva mia. Ieri un Bari che ha vinto con 2 rigori. Però intanto vedi, il Catanzaro ha perso, sì. La Turris ha perso in casa. Quindi sì. Vabbè, ma la Turris perde. Importante per l'Avellino adesso, l'ostacolo dell'Avellino, secondo me, è proprio riferito più al Monopoli, che nessuno ne parla, in quanto oggi il Monopoli è l'unico che ha mantenuto una certa continuità di risultato. Per cui adesso. Vabbè, non a caso c'è avanti. Non a caso ci sarà. Carmine, qual è il nome più caldo di mercato in attacco? Ma c'è Rossetti che si sta seguendo, vediamo anche quello che è successo ieri, l'Avellino non ha nascosto l'interessamento a questo ragazzo, vedremo cosa accadrà, ma ci sono altri, ovviamente altri nomi caldi e li seguiremo nei prossimi giorni. Anche il tema dei rinnovi ha tenuto banco in questo periodo, ha firmato Tito, adesso vedremo cosa accadrà con D'Angelo che intanto ieri si è riposato. Importante è che si arrivi ad avere qualche elemento che possa naturalmente. Ma pure questa situazione dei rinnovi è stata portata troppo per troppo le lunghe, prima. Si doveva chiudere prima questo capitolo. Ecco il problema dell'esperienza di una società. Una società cresce anche quando certe pratiche le archivia prima. Secondo me dobbiamo solo curarci, Carmine, che poi questo crea distrazione. Quando Braia dice sta con la testa altrove il giocatore, ma evidentemente quando ci fu il mancato esonero di Braia ad Agostino fu detto in conferenza stampa, scusando, che c'erano questi contatti, ma io mi auguro quello non è stata una parentesi gestita male, sia come comunicazione sia come ma allora quello che dice Antonio Comella, io mi avvaloro ancora di più quello che ho sempre detto sin dall'inizio, da quando sono venuto le prime volte qui. Cioè, che hai detto? Quando dicevo che questa società non deve fare altro che crescere, perché è fuori proprio dal calcio, è vista e considerata fuori, che no, è dentro, però deve crescere. È dentro, è evidente, è dentro perché purtroppo oggi c'è. E l'amministratore o presidente che sono di famiglia, ecco. Errore, però se avessero avuto sin dall'inizio colui che avrebbe potuto portare avanti un certo percorso per come doveva essere fatta
questo percorso, è evidente, ci voleva un elemento più di esperienza. Io mi auguro direttore generale, io lo abbiamo invocato tante volte. Mi auguro che quest'anno sia di grosse esperienze per la famiglia D'Agostino. Quindi nel futuro dobbiamo avere fiducia. Ma sì, per forza. La fiducia è l'ultima. Comunque la solidità economica c'è, poi siamo sotto il cielo, però abbiamo una società che sotto questo aspetto si fa rispettare, va ringraziata per quello che sta facendo, e poi ci sono tante cose da migliorare, ma questo fa parte del percorso. È evidente. Però fare i playoff significa anche, insomma, poi affrontare quelli del girone B e del girone A. Nel girone A la terza a 40 punti. Lo si voleva evitare questo, infatti anche Giovanni D'Agostino, credo ieri abbia parlato, non sembrava molto contento di come sono andate le cose in questo girone d'andata. Ci si aspettava di più perché l'Avellino ha fatto un investimento importante, poi non so se più o meno del Bari, però siamo lì, insomma, sono Avellino, Bari e Catanzaro le squadre che hanno scommesso forte. Però Carmine, consentimi, adesso l'Avellino, forte delle esperienze dell'anno scorso, ha in anticipo poter provvedere a quello che effettivamente dovrà essere la vera squadra per poter fronteggiare anche le squadre del nord, squadre del nord che come perché sembra siano molto più avanti sul piano tecnico. Questo è quello. E quindi l'Avellino potrà naturalmente avere il tempo per potersi preparare e per puntellare per bene questa squadra. Quindi il tempo c'è. C'è, se c'è volontà e voglia di poter ottenere quei risultati che tutti si prefiggono, purtroppo, caro Presidente, cara società, bisogna mettere mano ai cosiddetti portafogli. Ora no, il problema sono quelli in uscita. Bravo. Perché se non escono quelli, non entrano altri. Vabbè, ma questo è evidente che devi liberare qualche casella. Ci sono giocatori che sembrano ormai fuori dal progetto. Anche ieri Sbraga non ha avuto possibilità di. Ormai è fuori dal progetto. Anche Messina, anche quindi, ma questo vedi, lo stesso Gagliano, perché anche ieri uno scampolo di partita è toccato a Plescia, che ancora si dice che abbia molte richieste. Anche Scognamiglia non è che è tanto amato, insomma, dal popolo presidente. Però io su Scognamiglia si nota. Io Scognamiglia, certo, la forma è quella che è. Potrebbe essere una pedina importante proprio in seguito. Perché deve naturalmente ritrovare la propria condizione, perché è evidente, non è discutibile con il Scognamiglia. Ma come l'hai visto nelle ultime uscite? Beh, ieri meglio, però l'ho visto meglio anche nella partita scorsa con il Poggio, però è ancora lontano dalla Loi che conosciamo, quindi un giocatore che si deve ritrovare, che sembra sempre avanti nelle gerarchie, perché Braglia sotto questo aspetto ha fatto capire ancora una volta che il titolare è lui. Bravo. E che anche il capitano della squadra è lui. Per quello che riguarda Carriero? Carriero, se gioca da Carriero, è un giocatore sempre utile all'Avellino, è uno che fa tanto lavoro sporco. Magari in certe partite è mancato proprio il Carriero. Ma per avvalorare quello che diceva Carriero. Se lo metti mezzala fa fatica. Per avvalorare. Aspetta, andiamo all'appunto. Quindi secondo te la posizione sbagliata di Carriero? Potrebbe, però. Potrebbe, però anche la condizione gioca un ruolo importante. Certo, vedere un Carriero in condizione, come si adatta a questo ruolo, ci farebbe capire meglio, perché forse ieri per larghi tratti della partita abbiamo visto il miglior Carriero di stagione. Come pure, per avvalorare ciò che diceva Carmine, sì. Tu vedi, nel momento in cui io vedo che Manieri sta nelle condizioni effettivamente adesso di poter dare quello che tutti quanti si aspettano. È evidente, forse prima ne soffriva perché non stava bene, soffriva qualche altro problema. Io non lo voglio qui, non sono qui per discutere quali erano i problemi effettivi che purtroppo attanagliavano la prestazione di Manieri. Carriero, nel momento in cui tu lo vai a mettere nel suo posto naturale, è uno di quelli che sarà molto molto importante per questa squadra. Ora noi dobbiamo augurarci che Maniero continua questa scia,
e che vicino ci sia un altro attaccante degno di Maniero. Bisognerà gestire bene anche le festività natalizie, perché poi si torna con qualche chilo in più, inevitabile. Quindi sotto questo aspetto ci affidiamo alla professionalità dei giocatori, perché Scognamiglio e Maniero soprattutto ha fatto tanti sacrifici per mettersi in condizione. C'è Vittorio che dice, faccio un piccolo esempio, come è stato servito Maniero ha fatto gol, questo per dire, puoi venire attaccati con la torre, però se non ti servi non serve a niente. È evidente. Sì. Ma Maniero fa un grande lavoro che spesso non viene notato. Maniero è uno che viene a prendersi il pallone sulla tre quarti, qualche volta anche nella propria metà campo. Queste cose sfuggono i movimenti senza palla. Maniero è uno che comunque mette in apprensione la retroguardia. Spesso magari arriva stanco perché ha la sua età, non è più giovanissimo, quindi fare 90 minuti su quei ritmi non è cosa che ti puoi permettere sempre, quindi questo è un aspetto che vi saluta, ciao Gino. Però le qualità di Maniero non si possono discutere, no, ecco, questo è... No. Ma questa è quella... almeno in questa rosa, ma perché noi abbiamo sempre detto ci vuole uno vicino a Maniero, o uno migliore di Maniero, ma lo devi trovare, insomma. No, non migliore di Maniero, no, dico per dire, no, per dire, non gioca Maniero, gioca un altro, lo devi giustificare Maniero, aggiungendo un peso specifico. Ma per l'amor di Dio. Ma non vi dimenticate che Maniero è stato messo in discussione diverse volte. E proprio di questo. Ma di questo, perché noi, al di là delle condizioni, caro, si evidenziava e si evidenzia ancora oggi. Oggi, perché oggi tieni Di Gaudio, tieni Canutè, tieni degli elementi che oggi lo possono servire e mettere in condizione di poter segnare. Ma quante volte è stato criticato? E non si doveva, perché purtroppo non ci arrivavano quei palloni per poter realizzare quello che tutti quanti si aspettavano. Tu sei un uomo di calcio, lo sai che le critiche sono sempre. Vabbè, ma magari a volte possono anche però essere. Ma le critiche, quando tutto sono calmine? Ma le critiche quando sono costruttivi, io sono il primo ad ammetterle. Però purtroppo la verità, io ti ripeto ancora una volta, le mie colpe che addebito alla società sono sempre le stesse, e cioè che potevano evitare di arrivare a tutto ciò perché avrebbero avuto la possibilità all'inizio di poter renderla più facile la vita di questa squadra. Comunque adesso, insomma, dopo la vittoria di Campobasso, le previsioni sono più rose, perché come ho detto prima è una vittoria significativa per tanti motivi, perché tre gol non li avevamo mai fatti. Zero. Insomma, avevamo sempre rosicato un po', questa volta invece abbiamo vinto da grande squadra. Ora la Juve Sabbia certamente è un derby, è una partita che è stata sempre ostica tra noi e le Vespe, quindi un poco ci fa anche paura, perché noi adesso cerchiamo una conferma, dobbiamo battere la Juve Sabbia, poi andiamo a Latina e poi ci abbiamo il Monopoli. È l'Avellino che ci fa paura. Che è la squadra che ci precede. Quindi. Ma io direi che dovremmo temere noi stessi, perché se noi dovessimo convalidare le nostre forze, quelle che abbiamo evidenziato. Dispianiamo, principino. Come? Dispianiamo. Detto. Senza pronostici, diciamo solo. Gli spianiamo, diamo gli auguri a tutti quelli che ci hanno seguito, auguri di buon Natale, di buone feste, noi ci vediamo qui il 10 gennaio. Amici e amiche dell'Avellino, dopo gli auguri di Carmine e del Principino. Niente, io auguro a tutta la tifoseria e alle città intera di festeggiare un felice e sereno Natale. E naturalmente un Natale ricco di tanta santa salute, che in questo momento ne abbiamo bisogno. Carmine, il tuo augurio? L'augurio più importante è proprio quello che ha fatto il Principino, tanta salute a tutti, perché è davvero la cosa di cui abbiamo più bisogno, e poi aggiungiamoci anche a tanta serenità che arriva di conseguenza,
e soprattutto con l'aggiunta di tante cose, perché tante persone vivono anche una situazione economica non proprio favorevole, e quindi siamo vicini a tutti in questo momento. Tanti auguri e che il prossimo anno possa essere migliore per tutti. Gli auguri anche da parte di tutta la redazione, vi ringraziamo per averci seguito. Amici e amiche dell'Avellino, il 10 gennaio nello studio 2 di Radio Notte Stereo. Buonasera, buon Natale. Buonasera. A mente fredda, commenti sulla partita dell'Avellino. Radio Notte Stereo. Thank you.